Va bene, allora buongiorno a tutti. Io direi che nell'attesa della dottoressa Dalla Costa però possiamo dare avvio ai lavori anche perché abbiamo una scaletta abbastanza serrata e dei tempi da rispettare. Gli interlocutori, ne siamo contenti, sono tanti, sia diciamo quelli della prima parte e poi abbiamo anche le quattro testimonianze della seconda parte, quindi avremo diciamo fino a mezzogiorno e 10 per concludere tassativamente la prima parte e poi lasciare spazio alle esperienze di economia circolare nel territorio. Io mi presento, sono Tiziana Toto e coordino le politiche dei consumatori di cittadinanza attiva, che per chi non la conosce è un'associazione nazionale di promozione sociale, è una delle 20 associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale e iscritte nell'albo dei consumatori e degli utenti del MISE. L'iniziativa di oggi rientra nel quadro di attività del progetto Generazione SprecaPO, una rete nazionale per la lotta allo spreco e la promozione del consumo responsabile. Questo progetto si pone nell'ambito dell'obiettivo 12 dell'Agenda 1 dell'Agenda ONU 2030. E diciamo quello che mira proprio ad assicurare modelli sostenibili di consumo e di produzione. La premessa alla base del progetto è proprio l'incompatibilità tra i limiti ambientali del pianeta e l'attuale modello di produzione e consumo, diciamo limiti che rendono necessario a questo punto un cambiamento significativo proprio in un'ottica di uno sviluppo sostenibile dei territori e della comunità. Oggi siamo al non appuntamento di un ciclo di web meeting che abbiamo iniziato lo scorso dicembre a partire dalla città di Napoli, che ci ha visto diciamo in altre appunto 8 città su tutto il territorio nazionale e che diciamo si concluderà a metà luglio nella capitale. Quindi l'ultima tappa sarà diciamo nella città di Roma. La prima parte dell'iniziativa, come avrete visto, è dedicata al dialogo tra enti locali, aziende e cittadini, proprio sul il tema è come rendere le città effettivamente più a prova di sprechi, cioè più sostenibili, efficienti, innovative, in grado di garantire elevata qualità di vita ai loro cittadini. In un'ottica che, diciamo, inizialmente era quella della città smart, andando anche oltre, grazie al supporto, diciamo, delle tecnologie. Vediamo se si può parlare anche all'interno del territorio della città, proprio di città anche circolari. L'ho già detto, un ruolo importante è sicuramente giocato dalla tecnologia, che però diciamo, non sono la parte intorno a cui si costituisce il tutto, ma sono uno strumento che deve invece rendere diciamo, possibile superare l'approccio settoriale per dar vita invece ad un approccio più olistico nell'organizzazione dei servizi e nell'organizzazione della città. Io non rubo ulteriore tempo, rinnovo ancora una volta i ringraziamenti sia alla nostra realtà territoriale del Veneto per l'organizzazione dell'evento, sia a tutti gli interlocutori che hanno accolto il nostro invito a partecipare. E quindi l'unica, diciamo, preghiera è quella effettivamente per il rispetto dei tempi, perché abbiamo visto come sia importante anche all'interno delle altre tappe per, diciamo, il rispetto del tempo di ognuno che appunto si è reso disponibile a partecipare. A questo punto io passerei la parola al nostro segretario regionale del Veneto, Lorenzo Mattia Signori, per dei saluti. A te, Lorenzo. Devi attivare il microfono, non ti sentiamo. Ah, chiedo scusa. Grazie infinite per l'opportunità, ringrazio Cittadinanza Attiva e l'opportunità che ci ha dato dell'occasione di parlare di Spreco 2.0, di trattare un argomento di estremo interesse. Ringrazio l'amministrazione comunale di Vicenza che si è prestata e ci dà questo spazio. Noi stiamo parlando direttamente dalla sede municipale di Vicenza. Grazie ai relatori che hanno accettato delle copartecipate
vicentine che hanno aderito a questo tipo di iniziativa, e devo ringraziare personalmente Concetta Naclerio che si è prestata a tenere e a tessere tutte le relazioni perché questo evento abbia potuto avere luogo. Credo che il tema dello spreco ci porti proprio come cittadinanza attiva nella nostra realtà veneta a pensare e a cominciare a ragionare su come sarà il nostro paese e come vorremmo la nostra società e il nostro paese in un lasco di tempo futuro, almeno del prossimo trentennio. Parliamo un attimo di smart city, parliamo di buone pratiche, parliamo di riciclo, parliamo di energia, parliamo di acqua, tutti temi estremamente importanti ed estremamente seri, ai quali naturalmente dobbiamo dare delle risposte, e dare delle risposte significa anche sensibilizzare la scuola e tutte le future generazioni al rispetto di un ambiente per il quale altrimenti rischiamo di rimanerne soffocati. Viviamo in una realtà della nostra pianura padana che è un po' una specie di pentolone, un calderone dove tutto uno scarso riciclo d'aria, dove tutto quanto bolle e tutto quanto viene trattenuto, e dovremmo cominciare a pensare che i beni comuni come acqua, aria, il riciclaggio, acqua, aria, il riciclaggio dei rifiuti, i trasporti, cominciamo a ragionare sull'organizzazione della nostra città, vedere un attimo come possiamo organizzarci meglio, considerando che lo sviluppo demografico sta inducendo le persone a trasferirsi dalle campagne dei monti ai centri urbani, con tutto quello che ne consegue dal punto di vista dei servizi, dal punto di vista dei trasporti e anche dal punto di vista sanitario, nel vero senso della parola. Credo che quindi questa sia un'ottima occasione che non vada sprecata e soprattutto sia un momento per meditare, cominciare a pensare e a riprogrammare il nostro futuro. Grazie infinite a tutti quanti. Buongiorno a tutti e bentrovati anche su questa piattaforma digitale. A me è il compito oggi di intrattenervi come moderatrice e quindi di introdurre i vari ospiti. Come avrete capito, il tema di oggi riguarda tutti perché siamo in una fase di transizione importante. Si inizia a parlare di città intelligenti, smart city, economie sostenibili, ma soprattutto economie circolari. Cioè vuol dire che oggi siamo tutti cittadini attivi e protagonisti di questo cambiamento. Le risorse non sono più viste da un punto di vista lineare come adesso, cioè proiettate su uno spreco, ma tutto deve essere riciclato e ricondizionato. E in questa nuova filosofia di vita, ma anche una realtà che ci porterà nei prossimi anni a vedere sempre più un cambiamento, introdurrei il primo relatore, l'assessore Mattia Ierardi, assessore alle protezioni civili, agricoltura e infrastrutture, verde pubblico e arredo urbano del Comune di Vicenza. Tanto dal benvenuto, e vorrei chiederle, assessore Ierardi, si parla appunto di economia impatto zero, quindi dove c'è questo processo produttivo dove tutto deve essere fondato, dove tutto deve portare a un riutilizzo per evitare gli sprechi e i rifiuti. La Commissione anche europea nel febbraio 2021 ha sollecitato le politiche europee con un nuovo piano di azione di economia sostenibile. Si è sentito parlare di questo Green Deal europeo, dove appunto ci chiede misure aggiuntive per un'economia a zero emissioni di carbonio, quindi una sostenibilità ambientale più consapevole in questa ottica di riutilizzo. E quindi io vorrei chiederle, assessore, una politica così circolare, un'economia circolare, è fattibile nella nostra realtà territoriale? E se sì, quali obiettivi sociali, ambientali o culturali il Comune intende prefissarsi? A lei la parola, assessore. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito prima di tutto.
Quello che è la situazione attuale a livello sia comunitario della comunità europea ma anche italiana è molto particolare, anche perché voglio fare una piccola premessa che è più economico-storica che reale in questo momento. Una delle caratteristiche del prodotto italiano, strutturale, è sempre stato negli anni il fatto di fare prodotti di alta qualità e durevoli. Questa era una caratteristica che ha contraddistinto tutto l'impianto industriale italiano e lo ha differenziato dal resto del mondo, la grandissima qualità dei prodotti, prodotti che venivano creati e poi avevano una durata temporale lunghissima di altissima qualità. La globalizzazione economica in generale e la continua evoluzione tecnologica ha portato a perdere quelle caratteristiche e andare in una direzione di prodotti molto più semplici, molto meno durevoli e con un'evoluzione tecnologica in continuo stato di avanzamento. Questo ha portato anche delle conseguenze che sono proprio quelle della produzione eccessiva di rifiuti tecnologici e non. Quindi sì, un'economia circolare è applicabilissima nelle città, ci vuole molto impegno, ci vuole una grandissima pianificazione perché di pensare di riuscire a riciclare buona parte di quelli che sono considerati rifiuti non è semplice a livello né logistico né mentale, perché bisogna prima di tutto creare dei presupposti sociali facendo capire alle persone che tutto ciò che si fa ha delle conseguenze e quindi quelle conseguenze devono essere ben ponderate in ogni tipo di scelta che viene fatta. Ma queste conseguenze hanno anche delle ripercussioni economiche su due fronti. Una può essere la ripercussione economica dello smaltimento dei rifiuti e del riciclo, nel caso in cui la produzione di rifiuti continua ad aumentare. Dall'altro lato, però, creare i presupposti per incentivare le persone a un riciclo e un recupero molto più importante di quello che al quale non è possibile dare ulteriore vita, può creare anche un volano economico e non è una cosa da non considerare, perché il riciclo stesso può essere fonte di economia. L'imparare a dividere correttamente il rifiuto, conservarlo e poi stoccarlo correttamente può creare fonti di lavoro. Quindi il poter riciclare correttamente e recuperare determinati prodotti possono essere un volano economico. Tante aziende potrebbero entrare in un mercato molto particolare di recupero. Quindi tutto va considerato sia sull'aspetto sociale, quindi educare le persone ad avere un comportamento più responsabile nei confronti del rifiuto, ma anche il mondo imprenditoriale, perché possono aprirsi scenari molto molto importanti. Gli obiettivi che può avere un'amministrazione è quella di, prima di tutto, fornire gli strumenti corretti alla popolazione per seguire delle linee ben precise e sviluppare quella sensibilità particolare del riciclo, come prima cosa. Fornire gli strumenti tecnici per andare in direzione, e su questo abbiamo anche il presidente del gruppo IM, che su questo sta lavorando tantissimo per riuscire a portare una città con le difficoltà che ci sono, perché anche il semplice porta a porta della differenziata in un piccolo comune ha un certo tipo di facilità nel poterlo applicare. In una grande città ha bisogno di una pianificazione a lungo termine molto dettagliata e quindi serve uno sforzo politico da un lato e tecnico dall'altro per andare in quella direzione. E poi il tema ambientale è fondamentale, perché riuscire a recuperare, come dicevamo prima, la maggior parte dei prodotti di scarto e dei rifiuti vuol dire anche poi non avere problemi di stoccaggio, dover avere meno superfici per andare a stoccare questi materiali e quindi un maggior riciclo potrebbe essere d'aiuto sotto tutti gli aspetti. Okay. Diciamo che principalmente è una questione di educazione civica prima di tutto, quindi bisogna sensibilizzare le persone a partire dai ragazzi a scuola a muoversi e concepire le cose in una certa direzione, coinvolgere il tessuto imprenditoriale perché si torni ad avere una durevolezza dei prodotti creati molto più lunga, e noi stessi dobbiamo fare poi delle azioni fondamentali per comprendere che tanti sprechi a volte sono dovuti un po', diciamo, dalla poca voglia di fare sacrifici,
nel recuperare qualcosa piuttosto di voler essere, tra virgolette, alla moda o essere sempre aggiornati con l'ultimo pezzo senza accontentarsi. Quindi è un doppio valore, deve esserci sia quello veramente culturale, di educazione e sensibilizzazione, e poi tutti gli altri di conseguenza. Queste sono le cose fondamentali. Il comune ha il ruolo principale, che può fornire gli strumenti per sensibilizzare le persone, può fare campagne promozionali, soprattutto a livello dei ragazzi, e, ripeto, dando gli strumenti corretti può agevolare questo processo. Questa è la cosa fondamentale. Il Green Deal dà alcuni strumenti alle amministrazioni per andare in quella direzione, però penso anche che la comunità europea stessa debba fare dei passi in avanti ulteriori, perché un conto è fornire uno strumento teorico e indirizzare. Se ci fosse però anche uno strumento economico reale, quindi dei fondi ben precisi e non spesso un po' confusionari come ci sono ultimamente, per andare in quella direzione, probabilmente sarebbe molto più facile anche da parte delle amministrazioni locali incentivare e sviluppare tutto quel mondo e quella possibilità. Questa è una cosa che è una mancanza, dove ammetto, io sto partecipando a moltissimi bandi europei legati al Green Deal, spesso e volentieri si parla di rigenerazione urbana, di recupero di aree dismesse e tutto, ma non ci sono capitoli ben specifici per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti o la sensibilizzazione dei cittadini. Ecco, questo potrebbe essere un passo che la comunità europea potrebbe fare per aiutare le amministrazioni e gli stati stessi membri ad andare in quella direzione. Assessore, intanto grazie. Sì, obiettivamente, essendo in un'epoca di cambiamento, la normativa forse europea non è ancora così chiara, ci sono tante linee di indirizzo, ma poi mancano un po' la parte attuativa, e quindi ora siamo in fase di progettazione e di nuova consapevolezza, che giustamente, come lei ha detto, parte anche da noi sul fatto di comprendere che una società ecologica parte da questa consapevolezza che ognuno di noi deve capire che la risorsa è un bene da tutelare, come è da tutelare l'ambiente. Quindi tutti insieme dovremo lavorare su questo punto. Tanto la ringrazio e passerei, visto che il tempo è poco e anche se la materia è molto importante, ma in caso ci teniamo qualche minuto dopo se qualcuno vuole fare delle domande. Passerei la parola al secondo relatore di oggi, Gianmaria Origi, New Territories Development di Edison, Servizi Energia e Ambiente. Dottor Origi, con lei parleremo di città sostenibili, città quindi green, città fondate su un modello di organizzazione in cui la tecnologia viene al supporto dei cittadini per migliorare poi questa qualità. Diventeremo un po' delle città app in cui tramite questi mezzi di comunicazione troveremo tutti i servizi con una maggior utilità e anche una maggior, ecco, avremo una maggior consapevolezza di quanto andremo, di quanto ci sarà insomma nell'area di inquinamento e tutte queste varie app che ci stanno anche rendendo più consapevoli. Quindi le chiedo, città ecologica, città ecosostenibile, si auspicano insomma più o meno da una valutazione che una riduzione di emissione di CO2 per il 2030 può essere, che se ci impegniamo oggi con dei contributi anche a livello di energetico, ci potrebbe essere una riduzione di oltre 1 miliardo di tonnellate di inquinamento di CO2 per il 2030. Quindi chiedo quale può essere il contributo per sostenere questo settore energetico per realizzare poi questa città sostenibile. Prego, dottore. Grazie a tutti innanzitutto dell'opportunità e trattare il tema mostrandovi una breve presentazione dove vi raccontiamo appunto il nostro approccio alla Smart City e quindi dove effettivamente raccontiamo. Vedete la presentazione? Non ancora, Gianmaria. No,
diciamo... Aspetta, non sei sì, abilitato esatto, adesso? Abilitato, esatto. Adesso? Un po', sì, ok. Vedete? Sì, sì, io sì. Sì, sì, vai. Ottimo, grazie. Scusate, tolgo solamente la webcam perché ho paura che... scusate... allora, innanzitutto vorrei raccontarvi appunto Edison che cosa fa e come collabora a sviluppare il tema della Smart City. Allora, Edison, come sapete, è un'azienda che è tra le più, se non la più antica società nel settore dell'energia e tra le maggiori in Italia a livello europeo. E dal 2012 fa parte appunto del gruppo EDF, che è un gruppo a livello internazionale che si occupa di energia. E Edison è attiva nella produzione e vendita di energia elettrica e anche nell'offerta di servizi energetici e ambientali alle imprese, e quindi alle imprese, alle pubbliche amministrazioni e ai territori. Quindi diciamo che noi cerchiamo di utilizzare questo approccio esteso che coinvolga tutti gli stakeholder. E come lo facciamo? Lo facciamo proponendo un percorso in cui costruiamo con il territorio e con i clienti un futuro di energia sostenibile attraverso l'ascolto del cliente, dei bisogni, attraverso la proposizione di modelli di business e di soluzioni innovative che fanno appunto leva sull'importanza della tecnologia come abilitante dei dati e attraverso un approccio sistemico ai bisogni degli stakeholder, in modo da potervi rispondere in maniera più efficace. E Edison opera a livello italiano attraverso la sua divisione di servizi energetici ambientali, come diceva appunto, come ha introdotto Concetta, attraverso diverse società e forniamo appunto una serie molto ampia di servizi, quindi dalla progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni di efficientamento energetico, di produzione di energia in sito, la progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento degli edifici, poi la realizzazione di soluzioni di teleriscaldamento a biomassa legnosa, illuminazione pubblica, servizi ambientali, attività di consulenza per i clienti nell'ottenimento di incentivi legati all'efficienza energetica. E Edison sul territorio italiano, rispetto ai servizi energetici ambientali, opera con 2.600 persone, gestisce 45 siti industriali e più di 2.500 strutture pubbliche, oltre 800 chilometri di reti per il trasporto di vettori energetici. Quindi diciamo che offriamo una vasta gamma di servizi appunto volti a sviluppare quella che per noi è l'idea della Smart City. E la Smart City cos'è per Edison? Edison ha voluto cambiare il paradigma di Smart City, il solito paradigma da libro universitario in cui la tecnologia diventa il fine ultimo. Noi vediamo la Smart City come qualcosa che risponda ai bisogni ai bisogni di qualità di vita delle persone in modo intelligente, in modo condiviso, che vada a considerare la dimensione individuale e collettiva della città, quindi dal cittadino come singola persona fino alla comunità come insieme di cittadini. E che cos'è la Smart City per Edison? Per Edison è un insieme di elementi urbani intelligenti, quindi non solo edifici ma infrastrutture e servizi che collaborano a creare questo corpo vivo, articolato della città, organico direi, che risponde poi ai bisogni di vita, di qualità di vita delle persone. E lo Smart Building è la cellula di questa città che possiamo vedere come un corpo, come il corpo umano formato da tante cellule e con questo sistema di infrastrutture, di servizi che costituiscono appunto quello che possiamo vedere nel corpo umano come un sistema circolatorio. E questi smart building appunto collaborano a costruire la città, interloquiscono con la città, con il quartiere e viceversa attraverso la tecnologia, attraverso le piattaforme digitali che consentono appunto questa comunicazione e questa attività sinergica. E per Edison la Smart City quindi è un insieme, un'integrazione di servizi
che possono essere light e più hard, quindi possiamo avere servizi di pianificazione, servizi legati alla formazione e divulgazione, alla partecipazione delle persone e servizi più strong, riqualificazione edilizia, efficienza energetica, fonti rinnovabili, teleriscaldamento, generazione distribuita ed energy community, un tema molto rilevante in questo periodo, illuminazione pubblica, mobilità, servizi ambientali, quindi una serie di servizi che devono collaborare, essere sinergici tra loro per garantire quella risposta di qualità che le persone vogliono. E per fare questo Edison, il gruppo EDF, hanno deciso di partire a monte, di partire dalla pianificazione delle trasformazioni, dalla pianificazione della Smart City, dello Smart Land, attraverso delle piattaforme, dei tool digitali che consentono di pianificare con approccio multiscala integrato i territori e le città, partendo dal livello di macro area fino ad arrivare al livello del quartiere e del singolo edificio. E cosa consentono di fare questi strumenti? Di valutare ex ante ed ex post le attività di trasformazione del territorio, le politiche implementabili, le misure adottabili da decisori pubblici e decisori privati, quindi sviluppatori immobiliari o amministrazioni pubbliche, nella trasformazione, nei processi di trasformazione del territorio, monitorandoli in modo tale da poter correggere eventuali discostamenti dagli obiettivi che ci si era posti in fase di programmazione. E la programmazione consiste appunto nella valutazione di aspetti economici, ambientali, di qualità di vita, quindi aria, mobilità e così via, tutte quelle matrici che compongono la città, e di comunicare successivamente ai cittadini appunto le trasformazioni e di coinvolgerli nel processo in modalità non top down ma bottom up. E alcuni di questi esempi di pianificazione ve li voglio raccontare adesso, sono un paio. Abbiamo sviluppato, appena concluso, un tool di pianificazione energetica del patrimonio edilizio residenziale di tutti i comuni della regione Lombardia, tool che è estendibile ad altri settori come il terziario, l'industriale e ad altri comuni, ad altre realtà del territorio italiano. E questo tool, partendo da una raccolta di dati di Istat e di certificazione energetica provenienti anche da altri report e da attività di analisi di operatori di mercato, questi dati consentono appunto, che sono dati open, di costruire, di modellizzare dal punto di vista architettonico ed energetico questo patrimonio edilizio residenziale. E grazie al tool poi è possibile, utilizzando questi dati come dati di input, simulare degli scenari di riqualificazione energetica dell'involucro e dei sistemi tecnologici, quindi impianti di riscaldamento, e valutare attraverso dei KPI condivisibili e coprogettati con l'eventuale cliente, come KPI di consumo energetico, emissioni e anche sociali, numero di posti generati, di lavoro generati grazie agli interventi implementabili, è possibile appunto scenarizzare e pianificare delle attività di riqualificazione energetica. In questo caso l'abbiamo fatto considerando un orizzonte temporale da qui al 2024 e partendo fondamentalmente da due scenari. Il primo scenario, considerando gli interventi realizzabili grazie all'implementazione dell'ecobonus 65%, e secondo scenario andando a considerare l'intervento del 110% per valutare appunto la differenza tra i due scenari. E qui vedete appunto le differenze in termini di consumi energetici termici per abitazione e in termini di risparmi, vedete appunto la notevole differenza, quindi questo ci fa capire l'importanza di adottare una politica piuttosto che un'altra, e quindi l'importanza di supportare con decisioni data driven l'amministratore pubblico o il decisore privato nell'attività di pianificazione e programmazione delle trasformazioni. Un altro esempio è la città di Torino. Abbiamo pianificato energeticamente il tessuto urbano edilizio residenziale del centro storico di Torino, 11 km quadrati, andando a caratterizzare il tessuto urbano dal punto di vista energetico e architettonico attraverso l'analisi delle certificazioni energetiche e dei piani urbanistici della città, e poi siamo andati a creare un modello 3D
con la modellazione energetica di questo tessuto e scenarizzando, simulando tre scenari di efficientamento energetico, di involucro, sistemi impiantistici e adozione di sistemi smart home. E da qui siamo riusciti poi a valutare gli impatti attraverso dei KPI di natura finanziaria, ambientale, energetica e sociale e mostrando appunto all'amministrazione pubblica cosa si poteva fare, quali potevano essere le leve su cui agire per avviare una trasformazione. E questi tool, naturalmente, questo è una panoramica. Scusami, Gianmaria, dobbiamo andare verso la conclusione. Ho finito. Grazie. Che questi tool sono utili non solo per la modellazione energetica, ma anche per la modellazione di elementi di mobilità, qualità della vita e una serie di possiamo considerare tutti i layer della città. Io ho finito, vi ringrazio. Scusate se ho sforato. Dottor Origi, intanto la ringraziamo noi perché anche con le sue slide ci ha fatto capire come la tecnologia ci renderà tutti parte di una piattaforma digitale e quindi vivremo in questa dimensione urbana, intelligente, dove saremo tutti interconnessi e quindi sia nella fase di costruzione edilizia ma anche nell'erogazione poi dei servizi e quindi mobilità e telecomunicazione. Quindi grazie, anzi ha sollevato anche delle domande che se avanza tempo magari dopo le faremo. E quindi intanto grazie. Passo adesso la parola al, ecco, vi presento l'amministratore unico di AIM Gianfranco Vivian e con lei direttore vorrei parlare di, abbiamo visto dal dottor Origi, questa città circolare dove c'è appunto questa attenzione a questa importante produzione e programmazione anche tecnologica per la valorizzazione delle risorse, quindi una città mirata ad evitare scarti, sprechi e rifiuti non degradabili. Nel 2019, direttore, c'è stato il primo rapporto nazionale sull'economia circolare e l'Italia è risultata la prima in Europa in questo rapporto prodotto dal Circular Economy Network, quindi la prima a sposare un po' questa città circolare, prima per l'utilizzo dell'efficientamento delle risorse, prima per i mezzi invece anche di innovazione nella produzione, consumo e gestione dei rifiuti. Per cui le chiedo, direttor Vivian, da parte sua per l'ente che rappresenta, cosa si può fare? Sarà molto, però insomma, cosa si può fare in tema di gestione dei rifiuti per contribuire poi alla costruzione sempre più attiva e reale di questa città circolare? A lei la parola, direttore. Grazie, ringrazio Cittadinanza Attiva e tutti gli organizzatori di questo evento perché è un argomento che trattiamo oggi molto, molto sentito, molto particolare. Io vorrei fare dividere il mio intervento in due parti. La prima, guardando un po' in generale a qual è la situazione, almeno a livello europeo, e poi dare alcune informazioni, alcuni dati che peraltro mi sono fatto dare dalla mia struttura, che riguardano direttamente la città di Vicenza. C'è subito da fare un'assunzione, cioè è necessario pensare al trattamento dei rifiuti non come un problema, un costo, ma bisogna cambiare paradigma e pensare a una risorsa economica, che sia una risorsa economica, creando un sistema che valorizzi il recupero e il riciclo dei materiali, e riduca la quantità destinata alla discarica, incentivi la nascita di nuovi modelli di business e offra quindi nuove opportunità di lavoro cosiddetto verde. Tenendo presente questo concetto, appare non più differibile la necessità di creare un piano di gestione sostenibile dei rifiuti che si basi appunto sull'economia circolare.
L'Italia, come ha appena indicato anche lei, è il paese europeo con la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti, pari al 79%, con un'incidenza più che doppia rispetto alla media dell'Unione Europea e ben superiore a tutti gli altri grandi paesi europei. Il recupero di materia nei cicli produttivi ci permette un risparmio annuo pari a 23 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e 63 milioni di tonnellate di CO2. La transizione verde avviata dall'Europa con la Next Generation EU contrasta la crisi climatica e rilancia la nostra economia rendendola più a misura d'uomo, per questo più in grado di affrontare il futuro. In Italia l'economia circolare e la green economy tengono insieme competitività, ambiente, coesione sociale, innovazione e tradizioni. Scusate, ma i cellulari sono terribili. Sì, stavo dicendo che l'Italia, l'economia circolare e la green economy tengono insieme competitività, ambiente e coesione sociale, innovazione e tradizioni antiche, empatia e nuove tecnologie, bellezza, capitale umano e legame con i territori. D'altra parte, le buone pratiche europee nella gestione integrata e sostenibile dei rifiuti hanno sottolineato l'importanza dell'educazione e dell'informazione dei cittadini per migliorare il processo di riciclo dei rifiuti. Un'informazione, si guardi bene, che non mira solo a sensibilizzare, ma che vuole anche dare visibilità ai risultati positivi per le persone e per i territori. Quindi non solo un'informazione data al cittadino per indicargli la migliore strada, ma cercare anche di informarlo sui dati, sul miglioramento dei dati che i comportamenti dei singoli cittadini hanno nell'economia complessiva. Quindi si evidenzia che per realizzare un vero cambiamento si deve guardare alla centralità del cittadino, che va adeguatamente preparato, soprattutto partendo dai più giovani, per essere parte integrante di un sistema efficiente ed efficace di gestione dei rifiuti. Incremento progressivo e costante della percentuale dei rifiuti che possono essere riciclati, rafforzamento della relazione pubblico-privato, costruzione di un sistema di gestione di governance integrato che, oltre a soddisfare le esigenze dei cittadini, protegga l'ambiente e sostenga lo sviluppo economico. Per quanto riguarda la situazione di Vicenza, si può affermare che la nuova normativa europea sull'economia circolare non coglie impreparata la città di Vicenza, pur con le sue specificità di comune capoluogo di provincia, con un bacino di circa 113.000 abitanti serviti e un numero complessivo, incluse le attività commerciali, artigianali e industriali e di grandi utenze istituzionali di 61.800 utenze e di oltre 70.000 tonnellate di raccolte all'anno, dal 42% dell'ormai 2006, passando al 52% del 2010, oggi il capoluogo bellico può guardare con soddisfazione al cammino fatto in questi anni, ovviamente senza mai riposare sugli allori, perché sappiamo che non siamo mai la perfezione. Vicenza ha già raggiunto livelli di raccolta differenziata, 76%, che la comunità europea fissa per il 2035.
Il rapporto ISPRA 2020 su dati 2019 colloca la città di Vicenza col 76% al 13° posto sui 112 comuni censiti e al 5° posto sui 45 capoluoghi superiori a 100.000 abitanti. Nel 24° rapporto Ecosistema Urbano 2020, sempre sui dati 2019, attribuisce a Vicenza un indice di raccolta differenziata del 75,1%, che colloca Vicenza al 12° posto a livello nazionale tra i 104 comuni capoluogo rilevati. Nel tempo, infatti, è stato attivato un sistema integrato di raccolta con servizi di prossimità a controllo accessi, con sistemi porta a porta e raccolta domiciliare del verde ed ingombranti, ma anche con servizi dedicati alle utenze commerciali, funzionali alla tecnologia di utenza, caratteristiche urbanistiche ed esigenze degli utenti, costituito da 16 linee di raccolta differenziate supportate da 4 riciclerie e una ecomobile per la raccolta nei quartieri di particolari tipologie di rifiuto. Questo proprio perché una città antica come Vicenza ha anche dei problemi a posizionare cassonetti piuttosto che raccoglitori, quindi l'attività della raccolta dei rifiuti e la selezione è particolarmente difficile. Ma anche in ottica di economia circolare Vicenza ha precorso i tempi. Ancora prima dell'avvento della normativa europea, nella maggiore delle 4 riciclerie presenti in città, grazie anche alla collaborazione con la cooperativa Insieme, che so essere anche partner di questo evento, è stata attivata, oltre alle linee dedicate al recupero di materiale, anche la linea del riuso, attraverso anche meccanismi convenzionali che hanno incentivato il recupero di materiali e beni destinati alla preparazione al riuso. Da lì sono nate poi altre collaborazioni con le cooperative, con diverse iniziative sul fronte del riuso, esempio l'iniziativa Prisca, Ecobox, che hanno sviluppato in città la cultura del riuso. Anche in termini di consumo di suolo e di smaltimento residuo in discarica, la città di Vicenza si pone in linea con gli obiettivi che la Comunità Europea, avendo ormai raggiunto il limite del 10% fissato per il 2035. Il quantitativo avviato a smaltimento è stato ridotto dalle 40.000 tonnellate annue del 2010 a meno di 20.000. Questo nell'ambito di un sistema che, in linea con i principi di efficacia, efficienza e economicità, associa ai risultati ambientali anche buoni risultati sul fronte economico, sia in termini di costo del servizio, avendo Vicenza il terzo minor costo per abitante, che attualmente è di 177,72 euro per abitante, tra i comuni del Veneto, dati rilevati da ISPRA riferiti al 2019, sia in termini di tariffa applicata all'utenza con un costo annuo di 200 euro per utenza, inferiore alla media regionale che è di 229 e ben inferiore alla media nazionale che è di 300 euro. Su questa strada l'azienda municipale che adesso si è fusa tra l'altro dal 1° gennaio con AGSM Verona è intenzionata a portare avanti questa politica. Dottor Vivian, mi scusi, io purtroppo devo fare un po' da censore per il controllo dei tempi e grazie, le chiederei gentilmente di andare verso le conclusioni per lasciare spazio agli altri. Grazie, mi scusi. Ho finito, grazie. Dottor Vivian, a te, se vuole dire qualcos'altro in conclusione lo dica pure. O ha finito? No, avevo finito, solo questo, volevo dare il dato solamente che
differentemente da come sono stato presentato amministratore unico di IM, ho cessato quella carica il 31/12/2020, perché nel 2021 c'è stata la fusione con la GSM di Verona e quindi ora sono vicepresidente del nuovo gruppo. Bene, un salto di qualità, ma insomma diciamo che ha rappresentato queste buone pratiche da amministratore unico e la ringrazio perché i dati che ci ha fornito ci fa comprendere come ecco, questo nostro modo di vivere sta portando una miglior qualità oltre che risorsa e anche nuove progettazioni e opportunità di lavoro anche in questo sistema circolare green. La ringrazio di cuore e adesso passiamo al quarto relatore, dottor Diego Zarantonello, responsabile area sicurezza, ambiente e energia di Confederazione Nazionale Artigianato. Ripercorrendo un po' il percorso che abbiamo intrapreso adesso con i vari ospiti, abbiamo compreso come l'economia circolare ormai è questo nuovo paradigma economico emergente in grado di sostituire il vecchio sistema di economia lineare, quindi si punta sempre di più a questa riduzione radicale degli sprechi e a un ripensamento nella concezione del prodotto e nel loro tempo di vita. Quindi abbiamo davanti a noi una sfida importante, una sfida che ci vede tutti attori e dove l'Italia sta comunque dai vari rapporti internazionali e europei facendo la sua anche bella figura. Allora le chiedo, dottor Zarantonello, come le aziende possono portare il loro contributo in questo nuovo mondo produttivo, creando sul territorio questa economia circolare, quindi sposando questa filosofia anche di approccio nuovo verso le risorse. A lei la parola. Innanzitutto buongiorno e ringrazio a nome di CNA Veneto Ovest per il coinvolgimento in questo tavolo molto interessante e nell'altrettanto interessante progetto che state portando avanti. Beh, questa tematica è molto più facile vederla vicina alle istituzioni e alle grandi aziende, non siamo abituati a associarla a quella che è l'operatività quotidiana della piccola e media impresa o addirittura della microimpresa, che in realtà costituisce più del 90% del nostro tessuto produttivo, soprattutto nella nostra città. Questi appunto sono temi abbastanza nuovi e lontani per le aziende artigiane che come CNA Veneto Ovest rappresentiamo nel nostro territorio. Ma questo da un'altra parte ha un vantaggio anche, ha degli aspetti sicuramente positivi. Le aziende artigiane tendenzialmente per definizione non sono delle sprecone, sono tendenzialmente aziende familiari, aziende piccole che non possono permettersi questo tipo di sprechi e che partono già con un'impostazione di efficienza abbastanza importante nella loro quotidianità. Dall'altra parte non c'è nemmeno il rischio, come capita a volte o talvolta nelle grandi aziende, del cosiddetto greenwashing. Non abbiamo le risorse, non ci sono le risorse per far finta di camminare in queste tematiche. E quindi questa è la mia prima riflessione che volevo condividere con voi, che in un'azienda artigiana o in un'azienda piccola e media che rappresenta il nostro territorio, ogni passo verso questa tematica della circolarità è un passo che tendenzialmente deve avere valore e impatto concreto nella quotidianità del business dell'azienda, altrimenti non ha, o anzi manca di senso nel proseguire questa azione, questo intervento. Deve permeare infatti questa azione di circolarità e sostenibilità nel vero business dell'azienda, altrimenti non è sostenibile dal punto di vista principalmente economico e di operatività. Quindi questo è il vantaggio che io vedo nelle piccole aziende. Nel momento in cui fanno un passo, il passo è ben solido. Dall'altra parte volevo affiancare al concetto di spreco e di efficienza, come contrario allo spreco, il tema della efficacia. Si parla, quando si parla di circolarità, dalla culla alla culla, di ecoefficacia. La riflessione è questa: se noi andiamo a efficientare dei sistemi che in partenza sono sbagliati o comunque sono
chiamiamoli malati dal punto di vista della circolarità, sto semplicemente alimentando qualcosa di sbagliato. Vado sì verso un miglioramento delle performance, delle prestazioni ambientali, ma non cambia il paradigma. L'efficacia, dall'altra parte, appunto, è una modalità di ripensare nuovi processi, nuovi prodotti che possono portare impatti positivi e valore soprattutto all'azienda, in prima battuta, ma poi anche alla comunità, al territorio e all'ambiente. Questo è proprio il significato dell'efficacia, quindi cambiare modalità di pensare la quotidianità, mettersi in rete, cooperare, ripensare al proprio modello di business per creare valore e non solo ridurre gli sprechi. Come CNA Veneto Ovest o comunque come CNA a livello nazionale, che ruolo abbiamo assieme a queste aziende? Sicuramente quello privilegiato di essere un osservatorio, quindi avere anche dei dati territoriali, provinciali, regionali e nazionali che possono aiutare e in qualche modo indirizzare le operazioni e gli interventi verso il mondo produttivo. Dall'altra parte abbiamo anche in qualche modo l'attività di accompagnamento e facilitazione di questi processi. Una sfida grande che noi vediamo è in qualche modo la capacità di implementare la progettualità. È molto semplice pensare a come poter cambiare, verso dove camminare. La cosa più difficile è capire quali sono i passi concreti e quotidiani da fare, soprattutto in questo mondo produttivo che rappresenta il nostro territorio. Quindi in qualche modo l'associazione di categoria si siede accanto alle aziende, magari non con grandi eventi, facendo grande rumore mediatico, ma si siede accanto alle aziende e le accompagna, soprattutto mi viene da dire nel cambiare o nel sviluppare degli atteggiamenti che sono essenziali per riuscire a essere d'impatto in questo ambito, che possiamo dire essere quelli di avere coraggio di lanciarsi in questa nuova sfida, che è abbastanza inusuale per questo tipo di mondo produttivo, avere la pazienza di raccogliere i risultati, quindi di seminare e avere modo di vederli, ma non subito, come risultati, e quello di fare rete, quindi cooperare soprattutto con altre aziende, con le istituzioni, con il territorio. E questa penso sia una delle sfide più grandi, soprattutto nel Nord Italia come impostazione di lavoro. Dall'altra, in ultima battuta, abbiamo la capacità anche di comunicare i passi fatti, che manca tendenzialmente nel mondo produttivo della piccola e media impresa. Ci sono delle bellissime esperienze, delle bellissime buone pratiche, infatti, che vedremo anche nella seconda parte di questa giornata, e che tante volte non sono comunicate, non si conoscono e sembra che siano quindi lontane da questo mondo. In realtà, ecco, ci sono, e il nostro ruolo è anche quello di accompagnare e facilitare questo flusso di informazioni. Direi che la conclusione la lascio a questa riflessione. Tanto la ringrazio. Ha ragione, è una sfida bella e importante che stiamo vivendo, ma da come è emerso da lei e dai suoi precedenti relatori, siamo anche in grado, secondo me, di fare passo per passo e raggiungere ora forse risultati solo pensati, ma che poi saranno la realtà. Siamo un popolo virtuoso, mi permetto di dire, quindi le sfide non ci spaventano, però ha ragione, creare rete, che è forse la risorsa più importante, sarà la sfida più importante forse che abbiamo in mano. Intanto la ringrazio. E passiamo invece a presentare, ecco, per mia gioia anche una parte femminile dopo, ecco, interlocutori solo della parte maschile, ecco, ora invece ci finiamo questa prima parte con due rappresentanze femminili
di Via Acqua e Società Vicentina Trasporti. Inizierei quindi da Via Acqua e chiedo un po' questo: si è parlato appunto di questa società circolare, economia circolare, quindi dico anche sull'acqua si può pensare a questa circolarità, nel senso che obiettivamente la gestione delle risorse idriche richiederà degli interventi molto importanti da un punto di vista di promozione, uno dal punto di vista dello stile di vita e processi produttivi sostenibili, e anche forse da un punto di vista di utilizzo di risorse idriche anche non convenzionali e usuali. In effetti precisiamo che nel maggio 2020 la Comunità Europea ha approvato e promosso in un regolamento la possibilità anche di riutilizzare delle acque reflue urbane, ovviamente depurate, in condizioni di sicurezza, magari prima per un approvvigionamento idrico in ambito agricoltura e poi chissà dove andremo. Però è evidente come dalla parte europea, ecco, c'è anche questa attenzione al riutilizzo di risorse che magari elaborate possono essere una grande opportunità. Quindi chiedo, dottoressa Garzera, l'azienda insomma che ci rappresenta su questo territorio, come intende gestire un po' la risorsa idrica in questa ottica circolare? La ringrazio. Sì, buongiorno a tutti intanto. Io sono Silvia Garzera e per Via Acqua mi occupo di comunicazione e di sostenibilità. E per quanto riguarda il tema di oggi, credo che la prima idea che ci viene in mente parlando di sprechi in termini di gestione delle risorse idriche siano un po' le perdite degli acquedotti, e quindi volevo dedicare due parole a questo tema e poi passerò invece a parlare un po' di più di circolarità, anche perché soltanto nel territorio di Via Acqua, per darvi un'idea, Via Acqua gestisce il servizio idrico in 68 comuni della provincia di Vicenza e ci sono più sistemi acquedottistici e più depuratori, ma per la conformazione del nostro territorio è chiaro che dove scarica un depuratore a valle troviamo delle fonti di approvvigionamento per altri acquedotti, quindi vi rendete conto di quanto sia importante pensare in termini circolari la gestione del servizio idrico, proprio perché appunto il ciclo dell'acqua è un ciclo e noi sia preleviamo dall'ambiente l'acqua che distribuiamo per come acquedotto per l'utilizzo da parte delle persone, e sia restituiamo all'ambiente l'acqua che viene usata dopo averla depurata, e quindi ecco, siamo molto legati al concetto di circolarità. E per quanto riguarda le perdite idriche, così mi premeva raccontarvi un po' quello che fa la nostra azienda. Nel nostro territorio lo stress idrico è considerato medio-alto, stress idrico inteso come il rapporto tra la disponibilità di risorse idriche e il prelievo, e non ci sono situazioni critiche attualmente, ma dobbiamo essere molto attenti. Attualmente i nostri acquedotti perdono mediamente un terzo circa dell'acqua che prelevano. Sembra un dato enorme, in realtà in Italia è considerato un dato buono. Tenete presente che abbiamo quasi 6.000 chilometri di condotte idriche sotterranee solo nel nostro territorio, solo nei nostri 68 comuni, e quindi è un tema molto complesso da governare. E in Italia viene considerato ottimo un risultato inferiore al 25%. Come facciamo a gestire questo tema? Dobbiamo cambiare tubi. Ci sono tubi che sono, in particolare nella città di Vicenza, funzionano da più di 100 anni. Addirittura dal 1895 ci sono delle condotte ancora funzionanti
E è chiaro che alcune sono perfettamente funzionali, altre risentono del tempo, vanno sostituite. Sostituire un tubo non è una cosa banale, bisogna rompere la strada, scavare e creare disagi al cittadino, e quindi dobbiamo fare degli studi e cercare di andare molto mirati su un intervento che garantisca i migliori risultati nella riduzione delle perdite. E per questo facciamo degli studi preliminari e proprio partendo anche di Smart City, uno dei temi più importanti è la corretta misura dell'acqua che viene distribuita. E ci sono i contatori, ma stiamo testando anche dei contatori smart. E in questo ViAcqua partecipa a un progetto europeo, si chiama Smart Meet, e proprio in questi giorni stiamo installando a Vicenza, in città, 600 contatori smart per testarli. Il progetto europeo prevedeva, è un progetto che lavora sul tema della ricerca e sviluppo, prevedeva lo sviluppo di prototipi di contatori smart che possano garantire al gestore idrico i dati di consumo in tempo reale, come già avviene per l'energia elettrica, ma per il servizio idrico non è così banale e consolidata la tecnologia. I prototipi verranno testati per l'Italia a Vicenza, poi in Francia, in Spagna, in Belgio e in Ungheria, e siamo sicuri che appunto migliorare la misura ci darà anche la possibilità di sviluppare dei modelli matematici, di capire quali sono i flussi nella rete, di localizzare meglio le perdite e di conseguenza di andare a cambiare i tubi che possono garantire il miglior risultato in termini di riduzione delle perdite idriche. Questo per quanto riguarda lo spreco. Per quanto riguarda i comportamenti sostenibili, ecco, è chiaro che anche questo per noi è un tema importantissimo, sia perché la quantità di acqua disponibile dipende dalle condizioni ambientali, dai cambiamenti climatici e dalle nostre capacità di usarla in modo efficiente, ma dipende anche dall'inquinamento, cioè l'acqua inquinata non è più utilizzabile, e qui entra molto la consapevolezza del territorio, dei cittadini, delle aziende sulla vulnerabilità del nostro territorio in termini di inquinamento delle falde. Viviamo in un territorio già segnato da alcuni episodi di inquinamento e quindi è sicuramente necessario un grande salto di consapevolezza sui temi ambientali e sulla salvaguardia delle risorse idriche da parte un po' di tutta la comunità, di tutte le componenti della comunità, dall'agricoltura all'artigiano, all'industria, al cittadino singolo. Su questo facciamo sensibilizzazione, e sia sul tema appunto riduzione dei consumi, sia sul tema del consumo dell'acqua di rubinetto per evitare anche la produzione di rifiuti legata alle bottiglie in plastica dell'acqua commerciale, dell'acqua in bottiglia. Abbiamo distribuito già migliaia e migliaia di borracce per incentivare questi comportamenti e lavoriamo molto nel campo dell'educazione ambientale, sia con le scuole sia anche con gli adulti e gli anziani. Per quanto riguarda proprio il tema che proponevate della circolarità dei processi, ecco, ci tenevo a sottolineare un tema che già chi mi ha preceduto ha sottolineato, il tema della cooperazione. Penso che essere smart voglia dire anche superare a volte dei campanilismi e cooperare, per esempio, con gli altri territori attigui. L'acqua, nel nostro caso, non conosce confini, quindi per esempio per risolvere alcune problematiche di inquinamento per noi è stato essenziale cooperare anche con i gestori dei territori vicini, creando delle interconnessioni tra gli acquedotti, proprio dei collegamenti, in modo che nel momento in cui delle fonti vengono compromesse l'acqua può arrivare da altri punti. Questo per esempio è quello che è in progetto, che è in esecuzione anche per superare l'emergenza legata alla contaminazione da PFAS. Ok,
E per quanto riguarda l'uso delle risorse idriche non usuali, non convenzionali, un tema che mi ponevate, ecco, questo è direi che è un tema di frontiera per quanto riguarda Vicenza, nel senso che per il servizio idrico ci sono in Italia delle sperimentazioni che prevedono il riutilizzo dell'acqua depurata in agricoltura. L'acqua depurata è un'acqua appunto che vede la rimozione della contaminazione, soprattutto organica, e viene poi scaricata normalmente nei corsi d'acqua. In alcune zone d'Italia, in particolare a Milano, ci sono delle sperimentazioni sul riutilizzo di quest'acqua in agricoltura. Io ho chiesto proprio di recente al mio collega che segue i depuratori perché noi non lo facciamo. E ecco, vi riporto la risposta che mi ha dato, perché mi ha molto colpita. Mi ha detto: ma nel nostro territorio non c'è richiesta. E la nostra riflessione, ecco, ve la porgo così com'è: non ci sembra che ci sia richiesta da parte del mondo agricolo di una fonte d'acqua non convenzionale, come potrebbe essere l'acqua depurata da utilizzare per l'irrigazione dei campi. Un po' perché il nostro territorio finora è sempre stato ricco d'acqua e finora non ha vissuto criticità importanti, un po' perché penso anche l'acqua nel nostro territorio storicamente è sempre costata molto poco, costa ancora adesso molto poco, soprattutto se facciamo un paragone con altri paesi europei più avanzati. Abbiamo delle tariffe molto molto più basse di altri paesi europei. La tariffa di Viacqua è in linea con la media italiana, stiamo parlando di circa un euro al giorno per utenza, e in altri paesi europei costa tre volte tanto, e quindi forse questo può incentivare anche a volte sia un atteggiamento più responsabile, sia una... Sera, devo interrompere anche lei purtroppo, sì, siamo già fuori dai tempi, manca ancora un intervento, la ringrazio tantissimo. Ho concluso con questa ultima riflessione. Purtroppo sappiamo che i tempi sono ridotti, ma questo è solo un primo passaggio, e poi organizzeremo certamente altri diciamo eventi di questo tipo. Grazie mille. Dottoressa Garzieri, intanto la ringrazio perché ho compreso che comunque anche col progetto Smart Meat vuol dire che siamo competitivi in Europa, nel senso perché ci hanno dato questa possibilità di provare a testare nuovi sistemi innovativi, tecnologici per la distribuzione e il risparmio dell'acqua, quindi ecco, buona pratica e anche tanto lavoro dietro. E per quanto riguarda invece la parte normativa del riutilizzo anche delle acque reflue, sicuramente ci sarà da lavorare, ma credo che anche lì poi arriveremo anche qua a utilizzare questo nuovo sistema di innovazione. Adesso, per ultima, non per ultima, Società Vicentina Trasporti. E buongiorno Maristella Dalla Costa. Allora, si è parlato di innovazione, quindi innovazione anche dal punto di vista di zero emissioni. Come si sa, ecco un po' dai rapporti, le emissioni globali di CO2 in Europa arrivano anche a un 30%, quindi siamo abbastanza, incide molto questo elemento dal punto di vista dell'inquinamento, e quindi le politiche che si verranno poste in essere saranno per la riduzione dei gas serra, quindi tutti i cambiamenti mireranno a proteggere un po' l'ambiente, così come ha previsto anche l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ha già approvato tutta una serie di programmi intensivi di azione fino al 2030 per lo sviluppo sostenibile a tutela dell'ambiente. Quindi in questa transizione energetica, socialmente equa, con l'obiettivo di preservare il nostro pianeta e promuovere l'accesso di risorse energetiche, cosa, ecco, la vostra società come intende promuoversi, quali azioni vuole mettere in campo? A lei, dottoressa.
Dov'è? Dottoressa? C'è nessuno? Dalla costa? Sì, si è collegata, ma non la sentiamo. No, no, è collegata. Sentite? Ah sì, adesso sì. Ecco, bene. Oggi la tecnologia mi ha abbandonato, abbiate pazienza. È riuscita a sentire l'introduzione? Spero. Ho sentito in parte l'introduzione, un po' a scatti, ma vabbè, oggi non è giorno di tecnologia, mettiamola così. Perfetto. Semplicemente la domanda è, in questa ottica circolare, dove si vuole puntare a zero emissioni, così anche come è previsto dalle Nazioni Unite, quali misure state adottando, adotterete per questa filosofia di nuova vita che riguarda tutti noi? Al di là di tutti i ringraziamenti, che sono non semplicemente dei ringraziamenti dovuti, ma sono veramente di cuore, perché una presentazione di questo genere sullo spreco zero è importantissima per la nostra vita come cittadini e non solo come aziende, da parte ovviamente di tutta SRT. Per quel che riguarda la domanda che mi ha appena posto, SVT già da qualche anno si sta muovendo in questo senso. Diciamo che se la città circolare è basata sulla tecnologia, che sia in nome della sostenibilità ambientale, ovviamente, dell'inclusione sociale e anche della competitività economica, SVT sta proprio camminando su questa strada. Noi abbiamo mezzi a basso impatto ambientale, perché abbiamo scelto da anni, dove possibile, l'adozione di autobus ad alimentazione meno inquinante, quindi con combustibili gassosi, GPL e metano. E considerate che la nostra flotta, quando siamo nati nel 2016, aveva una settantina di mezzi GPL o metano, mentre oggi ne vanta già 130, per la città, solo per la città di Vicenza. Se volete poi parliamo della maggior capacità di carico che ha un autobus di 12 metri rispetto a un equivalente tre auto che sono della stessa grandezza. E quindi stiamo parlando che tra 15 persone trasportate nelle tre auto, oggi con una capienza ridotta del 50% per le norme di cui tutti siamo a conoscenza anti-Covid, noi portiamo circa 50 persone su un autobus, e quindi questo riduce notevolmente quello che è un inquinamento dovuto al mezzo privato. SVT propone anche dei servizi particolari che si chiamano servizi a chiamata, sia diurno che serale. Il nome porta già un po' la spiegazione di quello che è. Il cliente ha bisogno di spostarsi, soprattutto dalle zone periferiche verso la città, chiama questo servizio che arriva alla palina più vicina, raccoglie l'utente e lo porta o verso il centro o in un punto di interscambio. Tutto questo con mezzi di ridotte dimensioni che danno un risparmio in termini di tempo, di carburante e anche di intasamento del traffico. Un'altra attenzione particolare che SVT ha nei confronti della cittadinanza è rivolta alle persone con ridotta capacità motoria, che possono viaggiare naturalmente in sicurezza, richiedendo una prenotazione per un mezzo con una pedana per disabili nel caso ci fosse questo bisogno, o ad esempio per gli ipovedenti con una messaggistica interna al mezzo che dà
l'indicazione della fermata successiva, quindi la persona può decidere quando deve scendere e non deve star lì a pensare quante fermate ci sono state, questa fermata si è fermata, la prossima no, e via dicendo. Altro punto importante è la digitalizzazione dei titoli di viaggio, con l'acquisto quindi tramite app e web. Qui inutile dire che il primo risparmio è proprio quello di materie prime, quindi meno carta che gira, perché il titolo uno lo visualizza direttamente sul proprio smartphone. E non ultimo, per il futuro abbiamo una bella sfida, come tutti gli altri presenti relatori a questo convegno hanno fatto presente. Anche SVT non si fa mancare una bella sfida. Che cos'è? Il filobus. Questo sistema, che sarà di tipo elettrico, che è fortemente voluto dalla nostra amministrazione, è, direi, la ciliegina sulla torta come sistema ecosostenibile per la città di Vicenza. Per concludere, tutti questi spunti che ho dato portano a una considerazione. Il riuso del tempo risparmiato. Il cittadino, utilizzando un mezzo pubblico, utilizzando i titoli di viaggio smart, utilizzando il servizio a chiamata, ha un risparmio di tempo. Questo tempo lo può impiegare con un miglior stile di vita per sé e anche per la sua famiglia. Credo di essere stata molto concisa, perché sapevo che i tempi erano stretti. Eccomi qua, dottoressa Lacosta, grazie per questo suo veloce intervento, ma importante, perché abbiamo capito quanto anche voi ci state mettendo del proprio per risparmio, sì, dell'emissione di carburante, ma soprattutto anche perché c'è una valorizzazione anche del tempo. Io intanto ringrazio tutti che avete dedicato questo tempo per aderire alla campagna Generazione Spreco KO. Ricordo che per chi volesse vedere la registrazione o avere il materiale anche delle slide che sono state presentate, può andare sul sito Generazione Spreco KO. it nella sezione eventi digital tour. E adesso lasciamo la seconda parte con quindi saluto, se le parti istituzionali di questa prima fase vogliono andare, perché so che giustamente gli impegni sono tanti, se vogliono formarsi bene, ma se no vi ringrazio, e chiuderei con una citazione che tutti noi ben conosciamo, ma che è stata espressa nel Settecento dal filosofo e chimico Antoine Lavoisier: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, e qui racchiude tutto quello che stiamo vivendo oggi. Grazie a tutti e passo a Raniero Maggini per la seconda parte. Grazie. Grazie, grazie Concetta, grazie a tutti i relatori che ci hanno preceduto, dei contributi che ci hanno portato, e senza indugio io andrei ad aprire questa seconda sessione, che ha un elemento di Non si sente, buongiorno. Un attimo solo, mi sa che Raniero gli è saltato il collegamento. È saltata la connessione, mi sentite adesso? Ecco. No, scusate, è proprio il momento giusto. Vi ho seguito in modo ininterrotto dall'inizio fino a questo momento. Comunque, dicevo, c'è un elemento di continuità. Io chiamerei in causa subito Sebastiano Rascalchi della rete Recuperi Tecnologici, una particolare modalità anche di raccolta differenziata che ci racconta come un'efficace raccolta si deve attenere all'identità del territorio, anche alle particolari strutture urbanistiche e del tessuto socio-economico. Prego Sebastiano, grazie mille per il vostro intervento. Buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito, e mi ha fatto piacere sentire
anche tutto il dibattito precedente. E io mi presento, vi parlo da Venezia e rappresento la ditta Rete. Noi facciamo recuperi tecnologici, come dice, è un acronimo di recuperi tecnologici, è anche abbastanza azzeccato, perché poi fare rete lo sentiamo sempre, quindi ci sentiamo sempre coinvolti, e così abbiamo scelto un bel nome ancora tanti anni fa, quando siamo nati. Come piccola storia, noi nasciamo nel 2000 sostanzialmente come impianto di rigenerazione cartucce, quindi agli albori dell'economia circolare c'erano queste cartucce di toner che dovevano essere più o meno, potevano essere recuperate originali oppure potevano essere riempiti. Eravamo una piccola azienda di rigenerazione cartucce, e il problema fondamentale della rigenerazione era l'approvvigionamento dei vuoti, e quindi abbiamo pensato di costituire l'incontro con un impianto sempre agli albori di recupero materiale elettronico. Ci siamo incontrati tra questa azienda di rigenerazione e questo impianto di recupero materiale elettronico, e abbiamo cominciato ad offrire raccolte differenziate già nel 2005 per poterci approvvigionare di vuoti, per poi riempire le cartucce e quindi esprimere il proprio concetto di economia circolare. Poi questa esperienza è andata per la propria strada, perché comunque sono intervenuti i compatibili, hanno inquinato il mercato, c'è stata la lotta da parte delle aziende madri per tutelare il proprio marchio, il proprio brevetto. Quindi sostanzialmente da un'azienda di rigenerazione cartucce e approvvigionamento vuoti ci siamo spostati sui rifiuti. La nostra sede è a Musile di Piave. Nel 2010 abbiamo aperto un impianto abbastanza di 1000 metri quadri, dove trattiamo rifiuti tecnologici, cioè tutti i rifiuti, frigoriferi, materiale elettronico, i telefoni, le batterie, la carta. I rifiuti entrano nel nostro impianto di recupero rifiuti, in alcuni casi subiscono una trasformazione, e quindi abbiamo degli operai che comunque a mano, con attrezzi manuali, recuperano le parti metalliche, recuperano le schede, perché ogni rifiuto, ogni parte del computer poi ha una propria destinazione. Dopodiché si tirano fuori le terre rare, i metalli preziosi, perché sono molti, molto nobili. E quindi noi effettuiamo una lavorazione su questi rifiuti nobili, mentre altri li stocchiamo fino ad avere una quantità per mandare ad un impianto. Di solito sono impianti molto grandi che trattano meccanicamente i rifiuti, quindi i frigoriferi, i monitor, le batterie. Quindi noi facciamo una prima selezione di alcune parti del rifiuto, tutto il resto stocchiamo, siamo autorizzati per il trattamento dei rifiuti. Nel 2020 abbiamo aperto un impianto di recupero rifiuti a Cimpello di Fiume Veneto, in modo da coprire tutto il nord-est. Abbiamo una sede operativa di Venezia, dove io lavoro, perché gestiamo la logistica di Venezia. Abbiamo collaborazioni con le municipalizzate, con Veritas, perché offriamo un servizio gratuito di ritiro toner a tutte le aziende che lo richiedono. E quindi insomma siamo nel pieno, diciamo, dell'economia circolare. Siamo cresciuti molto dopo un periodo iniziale di difficoltà, e giustamente, come dicevano l'assessore prima e poi anche altri esponenti, bisogna che le istituzioni collaborino con le aziende, sicuramente, perché la fase è ancora molto difficile dialogare. E quindi insomma questo è il primo passo da fare. Bisogna che ci siano più impianti di smaltimento come il nostro, perché spesso c'è una difficoltà poi nel recuperare tutti i materiali. E quindi insomma noi abbiamo un'azienda giovane, noi assunti da 18enni fino a 60enni, siamo cresciuti molto negli ultimi 2-3 anni. E facciamo una sorta di gestione dei rifiuti. Dopo non mi ricordo, che la signora di prima mi ha tolto la battuta, perché nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Volevo dirla io, perché comunque è l'ottica del nostro rifiuto. Noi facciamo waste manager, quindi un'azienda
produce una quantità di rifiuti e se noi mettiamo i rifiuti e gli diamo una collocazione a monte, poi tutto il processo diventa facile, perché poi a valle si trovano gli impianti. È chiaro che parte tutto da un'organizzazione comunque di tutte le aziende. La fortuna è che dobbiamo ridurre comunque il gap con gli altri paesi, perché gli altri paesi, soprattutto penso al Nord Europa, sono molto avanti. Un altro problema che vedo io è le troppe ingerenze, perché bisogna dialogare con la provincia, poi ci sono leggi regionali, poi c'è le leggi comunali, poi ci sono leggi dell'unità, della comunità europea al quale bisogna tenersi. Quindi insomma, però diciamo che siamo sicuramente un'azienda proiettata al futuro e questo dovrebbe essere il nostro momento, insomma. E quindi, se avete altre domande o qualcos'altro, io ho cercato in breve Noi facciamo sì rifiuti a 360 gradi, gestiamo la gestione dei documenti, perché penso che debba esserci un collegamento tra la parte operativa e anche la parte documentale, che è un malloppo abbastanza difficile, perché come sapete in Italia la burocrazia comunque ce n'è tanta, ci sono tanti comunque che ci navigano sul... Quindi insomma, bisogna un settore bello, dinamico, innovativo, puoi arrivare prima sicuramente rispetto ad altri, perché alla fine quando vai da un'azienda che ha fatto delle pratiche comunque non buone fino adesso, sembra che tu gli trovi l'uovo di Colombo. In realtà è solo fai le cose bene e cerca di pensare prima di agire e quindi riduci lo spreco e quindi... pensa dove metti una cosa, metti la batteria là, metti il neon là. Stiamo cercando di creare isole ecologiche per feste, isole ecologiche, perché tutto parte dalla partecipazione, tutto parte dal buon senso e insomma dal rispetto delle normative. Però penso che il buon senso, e in questo i giovani ci aiutano, perché insomma alla fine loro crescono già col concetto di raccolta differenziata, diversamente da noi che l'abbiamo imparato nel corso degli anni. Quindi penso che il futuro possa essere comunque roseo. Ecco, questo quanto mi sento di dire. Benissimo, grazie mille per il contributo e soprattutto per averci illustrato insomma, questa esperienza peculiare, oserei dire, visto anche il contesto nel quale appunto agite. Ora ci ha raggiunto anche la dottoressa Tucci di Alisea, un'altra esperienza veramente notevole, non solo del territorio veneto, ma a livello nazionale. La invito pertanto a portare il contributo per l'azienda, a raccontarcela la loro esperienza. Ci siamo? Oppure so che c'è stato qualche problema di collegamento, ma dovrebbe essere risolto. Non la sentiamo, dovrebbe attivare il sì. L'audio. Manca solo il microfono, sì. Però la vediamo. Eccoci. No, non la sentiamo ancora in realtà. Sembrava il microfono attivo. Niente, no. Il microfono è attivo, però credo che abbia un problema legato al PC, perché comunque non la sentiamo. Proviamo.
Proviamo. Ok, benissimo, la ringrazio. Allora a questo punto prendo subito la palla al balzo e invito immediatamente Franco Fontana, che è vicepresidente della cooperativa sociale Insieme, interviene per la cooperativa in luogo della presidente Marina Fornasier. Anche la cooperativa sociale Insieme, una vera e propria istituzione su Vicenza, penso che molti la conoscano già, e veramente grazie per il vostro lavoro, il vostro contributo, e prego Franco, la parola a te. Sì, grazie dell'invito, grazie anche dei contributi sentiti fino adesso, che sono proprio coerenti anche con il tentativo di sintetizzare, perché non posso fare altro, tutta la storia e il ruolo che in questo momento ha Cooperativa Sociale Insieme. Raniero, ti chiedo se posso condividere lo schermo, per cui se mi fai... Assolutamente sì. Ecco, perfetto, ho preparato una piccola presentazione che vi anticipo, non spaventatevi, perché taglierò un sacco di cose. Sta nel verso giusto, sì. Sì, lo vedete, giusto? La vedete adesso la presentazione? Sì, sì, vediamo benissimo. Sì. Ok. Va bene, dunque, solo una provocazione iniziale con una citazione di Atlante, ma semplicemente perché mi ha intrigato scoprirla qualche giorno fa, nel senso che Atlante, lo sapete tutti, fu condannato dai potenti dell'epoca per il suo tentativo di, in qualche modo, una rivolta, fu condannato appunto a portare sulle spalle il peso della volta celeste. Ecco, il concetto è che quello che per lui fu una punizione, per noi adesso è responsabilità, perché questo peso ce lo dobbiamo, come dire, portare tutti, e non ci sono deleghe accettabili, per cui non basta dire è colpa dei politici, tanto per essere chiari, che oggi abbiamo anche in parte sentito negli sforzi che stanno facendo. Come non basta dire è colpa dei cittadini, insomma, come non basta dire è colpa delle deleghe che alcune amministrazioni danno in bianco ad alcune società che gestiscono i rifiuti. Insomma, siamo tutti coinvolti in questo peso, e vedete che, come dire, Atlante sta già piegando un po' le ginocchia, perché il peso è notevole in qualche modo. Per cui, ecco, riflettiamo un attimo attorno a questa responsabilità che Cooperativa Insieme declina con una specie di spot, cioè io non rifiuto, cioè com'è che in qualche modo riusciamo a fare quello che ha detto l'assessore nell'intervento di stamattina, cioè far diventare il rifiuto una risorsa, e per cui io non rifiuto, io accolgo. Cooperativa Sociale Insieme, in qualche modo da 40 anni declina questi concetti con l'accoglienza appunto di soggetti fragili provenienti dal mondo del disagio, da un mondo in qualche modo che è una società con un modello di sviluppo evidentemente non proprio corretto sta anche causando, e con altri contesti di volontari e di risorse porta avanti sostanzialmente due progetti, uno sociale appunto e uno ambientale. Corro veloce sul cosa facciamo, perché nello specifico del webinar di oggi noi trattiamo rifiuti, trattiamo 500 tonnellate all'anno di rifiuti e tentiamo di ridargli una chance, come ridiamo opportunità alle persone che provengono dalla fragilità. E uniamo i due concetti, ci rimbocchiamo le maniche, gestendo anche centri di raccolta comunali o servizi di sgombero domiciliari ad aziende e a privati, tentiamo di praticare quello che è il riuso, la preparazione per il riutilizzo. Abbiamo appunto alcuni punti vendita, facciamo tanto altro, ma qui sorvolo arrivando a quello che è, come dire, il punto anche che definisce Cooperativa Insieme come innovativa. Prima non l'amministratore delegato ci ha corretto, il dottor Vivian, ma il vicepresidente della nuova associata tra Vicenza e Verona
ha citato Cooperativa Insieme nel modello del riuso. In questa slide in qualche modo la vedete, tanto per spiegarmi, la parte azzurra è quella relativa ai beni, cioè oggetti ancora non rifiuti in sostanza, e afferisce a quella che la gerarchia europea dei rifiuti chiama la prevenzione, che infatti è il primo punto nella piramide europea dei rifiuti. E dunque ecco i negozi second hand, oppure le donazioni, oppure il vendo subito.it, tanto per non far pubblicità, tutte queste modalità per non far diventare rifiuto un bene, e va benissimo. In grigio, brutto il grigio, c'è la sfera dei rifiuti, che è quello dove, come dire, trova spazi il nostro progetto, che praticamente dalla gestione, ad esempio, di centri di raccolta, supera la normale logica del riciclo. Riciclo vuol dire che una sedia di legno viene macinata e viene rifatto legno, o dell'incenerimento, che anche questo non è da demonizzare perché crea in qualche modo energia, oppure dello smaltimento in discarica, la classica buca dove il rifiuto si sotterra. Lo supera introducendo quello che è il riutilizzo. E dunque il rifiuto, con il modello che propone Cooperativa Insieme, che è appunto integrato tra beni e rifiuti, prende questa sedia che è rifiuto, la mette in un centro di preparazione al riutilizzo, la, come dire, sistema, igienizza, riprepara e la rimette in circolo nei negozi di second hand, nei negozi appunto dell'usato. Questo concetto banalissimo, ma tutto sommato fondamentale, come ci diceva appunto il vicepresidente di AIM, che ha intuito con lungimiranza l'importanza di questo modello, per la prima volta da quest'anno nella gestione di un centro di raccolta è riconosciuto anche economicamente e arriva, come dire, a toccare la sostenibilità. Ma ne parlo dopo, perché per adesso volevo semplicemente far vedere come il peso sociale di questo modello, nel confronto di altri modelli, ok, magari più conosciuti, ma più allineati a un'economia lineare e al concetto solo del profitto, impatta appunto nella proporzione dei posti di lavoro creati. Ora, Cooperativa Insieme lo declina, oltre a posti di lavoro, anche con la versione posti di lavoro per persone fragili. Ma non è detto che sia da vivere solo così. Il paragone tra un posto di lavoro per l'inceneritore e i 296 posti di lavoro per la preparazione per l'utilizzo è evidentemente molto significativo. La necessaria transizione, insomma, dal modello lineare ad un modello circolare, considerandolo in tutte le fasi, dalla progettazione alla produzione al consumo fino alla destinazione a fine vita, deve essere inevitabilmente quello che è un imperativo in questo momento storico qua. L'economia circolare è di fatto un nuovo modello di produzione e di consumo che interessa tutti, perché richiede una nuova visione e un nuovo approccio, una capacità di vedere e operare in un modo più ampio, al di là dell'immediato, di recuperare non solo cose o materiali, ma anche esperienze, idee, persone, storie, appunto persone. Questa immagine ci fa capire che anche chiamare economia circolare nella pratica della preparazione per il riutilizzo, che è il modello che propone Cooperativa Insieme, è limitante, perché in verità il meccanismo è più che circolare, come dire, produce davvero un valore aggiunto che è quello sociale. Ad esempio, questa tazza che in qualche modo
è al cuore dell'economia circolare, che viene riutilizzata più e più volte, ogni volta che ripete il circuito guadagna valore, per cui è elicoidale, come dire, il meccanismo. Questo era un videino, ma vi invito, come dire, a, casomai, a guardare i nostri social, ci sono dei contributi interessanti che possono, come dire, far comprendere meglio anche il nostro modello. Vado velocemente, anche per lasciare spazio ad altri, anche sui meccanismi di collaborazioni che diventano indispensabili per fare cultura, per che la nostra azione non sia solo legata a un business, ma a una mission che lasci il segno, insomma, di un cambiamento di stile di vita per andare a impattare in un modello di sviluppo. Arrivo al pratico, ancora con qualche minuto, che è come funziona questo meccanismo. Questi container che vedete sono quelli allocati in ogni centro di raccolta comunale, dove il rifiuto potenzialmente riutilizzabile viene stipato per poter essere conferito poi nei centri di preparazione e riutilizzo attraverso un formulario, per cui è tutta cosa tracciata e in qualche modo anche costosa. In questi centri di preparazione e riutilizzo il rifiuto viene appunto etichettato. Questa slide è bruttissima, però è importantissima, perché definisce come i materiali sono tutti catalogati attraverso un software dedicato che ne garantisce la tracciabilità, e io nell'oggetto che poi vendo ho modo dal codice a barre di riconoscere da dove proviene, quanto è stato lavorato, dove è stato stoccato e via così. Parlando di rifiuti bisogna parlare di trasparenza, come per parlare di una seria gestione imprenditoriale, insomma. Il processo poi procede con l'igienizzazione, il testing e quant'altro, viene stoccato in questo magazzino che è lo stesso dove il materiale viene preparato per il riutilizzo, in attesa di essere poi portato nei nostri punti vendita, che sono fisici, appunto i quattro negozi di cui vi parlavo prima, ma che sono anche virtuali. Il lockdown, assieme all'ammazzata della chiusura dei nostri negozi, ci ha anche stimolato a, come dire, sperimentare nuove logiche di vendita. E dunque io mi fermerei con un'altra, in qualche modo, provocazione, una riflessione, appunto, che viene dal libro di Platone, che faceva dire a Socrate, a un certo Glaucone, questa frase qua: ma se dei pezzenti avidi di trar profitto personale si avventano sul bene pubblico con tutte le intenzioni di doverne strappare il proprio tornaconto, non ti sarà possibile avere una città ben governata, in quanto, essendo il potere oggetto di discordia, una guerra fratricida e intestina prima o poi manderà in rovina i contendenti e con loro tutto il resto dello Stato. Per cui in questa conclusione c'è il dilemma, perché, come dire, Socrate incentrava le sue discussioni attorno a chi è il giusto, chi è che ha a cuore il bene comune. Il dilemma è appunto chi è l'uomo giusto. Noi crediamo che il nostro ruolo di terzo settore, di cooperativa sociale, nel dibattito e nella pratica che persegue il bene comune, e dunque tutti i temi affrontati oggi, sia quello di insistere nella proposta di modelli che mettano in discussione scelte politiche ed economiche che stanno creando una vera emergenza sociale, perché non c'è solo l'emergenza ambientale, c'è l'emergenza sociale, le disuguaglianze, che sono davvero lo stesso discorso rispetto
al problema ambientale. Grazie Franco. Scusate la corsa, ma concludo. Ti ringrazio, ringraziamo anche queste provocazioni, queste suggestioni, insomma, che diventano, insomma, quasi l'idea di un'economia circolare come un modello di governance. E a questo punto, con l'auspicio che la tecnologia ci assista, passerei la parola alla dottoressa Martucci per... No, non la sentiamo, e quindi ci sta tradendo ancora una volta la tecnologia, purtroppo. Magari si può provare con il telefono? No, non so se suggerisce... No, non si può fare. Noi non la sentiamo, purtroppo. Però proviamo ad andare avanti e vediamo se nel frattempo. Benissimo. Allora, a questo punto chiedo alle colleghe dalla regia se possono mandare in onda il contributo che ci è giunto da Progetto Quid. Oggi purtroppo non potevano essere con noi, ma ci tenevano comunque sia a condividere con noi la loro esperienza, e quindi ci hanno portato appunto un contributo registrato. Prego. Buongiorno a tutti, io sono Vanessa e faccio parte dell'ufficio relazioni istituzionali di Quid, e oggi sono proprio qui per parlarvi della nostra impresa sociale. Chi siamo e che cosa facciamo? Dunque, Quid è un'impresa sociale veronese che offre opportunità di lavoro professionali a quanti vivono circostanze di fragilità lavorativa, con particolare attenzione alle donne. E come lo facciamo? Lo facciamo attraverso il nostro brand di moda etica e sostenibile, Progetto Quid, le cui collezioni nascono proprio dal recupero di tessuti di eccedenza o di fine serie che vengono recuperati sul territorio nazionale. Quando nasce Quid? Quindi nasce nel 2013 da un'idea di Anna Fiscale, che è la nostra presidente e anche responsabile commerciale di tutta Quid, che con un background in economia e management e relazioni internazionali, dopo aver viaggiato all'estero, India e Haiti, e aver lavorato nel campo dell'empowerment femminile, quando torna a Verona decide di fare qualcosa di simile, mettendo insieme le sue passioni, mettendo insieme l'inclusione lavorativa e la sua passione per la moda. E quindi fonda Quid all'età di 25 anni, e adesso Anna guida un team management composto al 78% da donne. A chi ci rivolgiamo e qual è la nostra vision? La vision di Progetto Quid è principalmente quella di essere un brand etico. Etico perché? Perché il nostro obiettivo è proprio quello dell'inclusione lavorativa, e quindi di offrire opportunità di lavoro, di carriera, di formazione a coloro che hanno un passato di fragilità lavorativa. Progetto Quid è un brand sostenibile proprio perché le collezioni nascono dal recupero di tessuti di fine serie e tessuti di eccedenza recuperati sul territorio nazionale, tessuti di alta qualità che altrimenti rimarrebbero inutilizzati all'interno dei magazzini di aziende del distretto tessile piuttosto che aziende di moda. È un brand made in Italy, che è un valore per noi molto importante, perché non solo i nostri capi sono realizzati a mano dalle nostre sarte interamente all'interno della nostra produzione ad Avesa, a Verona, ma anche tutta la filiera produttiva è interamente sul territorio. È un brand unico, e non lo dico perché sono di parte, ma un brand unico perché le collezioni sono limited edition, proprio perché nascono dal recupero di questi tessuti, per cui può essere che talvolta i tessuti non coprano interamente l'intera distribuzione della collezione, per cui potete vedere per esempio all'interno del nostro sito lo stesso modello presentato in più varianti, in modo tale da sfruttare il più possibile i nostri tessuti. Infine è un brand simbolico perché entrare in un negozio Progetto Quid non vuol dire soltanto acquistare un capo di moda etica, un capo bello con un tessuto di alta qualità, ma vuol dire anche acquistare quel Quid in più, quella storia umana che c'è dietro chi ha prodotto il capo. A chi ci rivolgiamo dunque? Principalmente, ovviamente, a coloro che altrimenti sarebbero esclusi dal mercato del lavoro, quindi persone con trascorsi di fragilità lavorativa,
e lo facciamo attraverso anche i nostri due canali di vendita, il canale B2C e il canale B2B. B2B, quindi business to business, perciò tutte le collaborazioni che Progetto Quid ha con aziende di moda e aziende di lifestyle, proponendosi come fornitore etico, per cui vengono prodotte delle collezioni di accessori o di merchandising etico in co-design con le aziende. Invece il canale B2C, quindi business to customer, sono tutta la rete dei nostri negozi diretti a cui, attraverso cui vendiamo le nostre collezioni alle nostre clienti. Abbiamo 10 negozi nel nord Italia e in 4 regioni, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Liguria, e anche attraverso ovviamente il nostro e-commerce e i nostri quasi 50 negozi multi-brand. Che cos'è la sostenibilità quindi per Quid? Per Quid la sostenibilità è una sostenibilità integrata. Questo vuol dire una sostenibilità sociale, ambientale e anche economica. L'una non può esistere senza l'altra. Per quanto riguarda la sostenibilità sociale, vi do un po' di numeri. Oggi in Quid siamo 125 soci lavoratori, l'84% di questi sono donne e il 67% dei soci ha un passato o ha avuto un passato di fragilità lavorativa. Questo perché in Quid fragilità è un concetto un po' allargato. Noi non ci rivolgiamo soltanto, come tutte le cooperative sociali di tipo B, alle cosiddette categorie protette, ma allarghiamo il nostro abbraccio anche a tutte quelle categorie di soggetti vulnerabili che altrimenti sarebbero esclusi o discriminati sul mercato del lavoro. Pensiamo ad esempio a donne disoccupate over 50 che non avrebbero la possibilità di reinserirsi facilmente all'interno del mercato del lavoro, donne vittime di tratta, donne vittime di violenza, rifugiati o richiedenti asilo, ma anche giovani NEET e così via. Quid è anche un ambiente di lavoro molto ricco e molto diverso, perché all'interno di Quid vivono 17 nazionalità diverse. Questo vuol dire 17 culture, ma anche di più, o 17 lingue, ma anche di più. Ed è anche un ambiente intergenerazionale. La dipendente più giovane ha 19 anni, la più saggia ne ha 69. Quindi è anche un ambiente fortemente intergenerazionale. Questo naturalmente può non sempre essere facile, ma è quello che ci dà la spinta a trovare soluzioni innovative ogni giorno, perché la diversità è una ricchezza. Lo facciamo anche attraverso i nostri progetti ad alto impatto sociale. Ve ne cito uno, ad esempio il progetto Crisalis, che è un progetto europeo di cui siamo capofila dal 2018, che prevede proprio l'inserimento e quindi l'inclusione lavorativa di 8 donne vittime di tratta. Sostenibilità ambientale, invece, altro pilastro di Quid, sicuramente si rifà al recupero dei tessuti. Tessuti, come dicevamo prima, di alta qualità, tessuti di eccedenza o di fine serie, che quindi rimarrebbero nei magazzini delle aziende del tessile o dei brand di moda, perché per esempio metrature ridotte o perché magari leggermente difettati in alcune parti e quindi scartati dalle aziende e così via. Quindi grazie alla nostra rete di 35 fornitori di tessuto recuperiamo tutti questi tessuti e da questi nascono le nostre collezioni di moda. Dal 2013, quindi dall'anno di fondazione di Quid, sono stati recuperati oltre 1000 chilometri di tessuto, quindi quasi un'autostrada che collega Verona a Parigi di tessuti che altrimenti sarebbero andati al macero. Altro capo fondamentale di Quid, altra parte fondamentale della sostenibilità per Quid, sicuramente la sostenibilità economica, quindi i nostri due canali di vendita, come ci dicevamo prima, il canale B2C, quindi i nostri 10 negozi, oltre 50 multibrand e lo shopping online, ma anche il canale B2B. Quindi 24 collaborazioni con brand di moda, brand di lifestyle, con il quale collaboriamo con alcuni anche in maniera continuativa dalla nascita di Quid. Tutta la catena di fornitura, quindi la supply chain, come ci dicevamo prima, è interamente basata sul territorio italiano. Giusto per darvi un'idea un po' della crescita di Quid, di Progetto Quid,
Nel 2013 i dipendenti erano solamente 5 con un fatturato di quasi 90.000 euro. Ad oggi, quindi nel 2020, con gli ultimi dati aggiornati, siamo 125 dipendenti con un fatturato di oltre 10 milioni di euro. Quindi capite che la crescita è stata esponenziale e anche abbastanza sostenuta. Come per altre realtà italiane, una tappa fondamentale della nostra storia sicuramente il periodo Covid, quindi l'emergenza sanitaria che ha toccato tantissime realtà commerciali italiane, e noi, come gli altri, abbiamo dovuto cercare di trovare una soluzione e di trasformare, come diciamo sempre, i limiti in punti di partenza. E proprio per continuare a portare avanti quella che è la nostra mission, che è quella di garantire una continuità lavorativa, ma anche rispettando quelli che sono i nostri valori sociali e mentali, Quid ha riconvertito la propria produzione in mascherine e ha sviluppato dapprima un prototipo di mascherina semplice tessile e poi una mascherina, invece la mascherina Cover, che è una mascherina riutilizzabile, antimicrobica e antigoccia, certificata poi dall'Istituto Superiore di Sanità. Questo naturalmente ci ha consentito non soltanto di continuare a portare avanti la nostra mission e la nostra attività, ma anche e soprattutto di garantire continuità lavorativa a coloro che già vivono una situazione di fragilità. E questo ci ha anche consentito di limitare la cassa integrazione, ma anche nel 2020 di riuscire a portare a termine 21 nuove assunzioni. Questo molto velocemente la storia di Quid e di Progetto Quid, quello che facciamo e chi siamo. In questa ultima slide i miei contatti e i contatti di Quid, se ci sono delle domande o altro sono sempre disponibile, mandatemi pure una mail e sarò felice di rispondervi. Grazie. Benissimo, abbiamo compreso la ratio della denominazione del progetto Quid. Ringraziamo anche la dottoressa Vanessa Cento per questo contributo. E ho visto che adesso la dottoressa Martucci ha fatto l'impossibile, la sentiamo! Oh, grande festa! Esattamente. Allora. Prego. Allora, niente, sono connessa da un cellulare, non so cosa è successo al mio computer, lo scopriremo il pomeriggio. Mi dispiace non poter condividere con voi nulla di quello che avevo preparato e quindi così. Parte mi presento, visto che i minuti a questo punto saranno veramente pochi. Allora, parliamo della sua esperienza, comunque sia almeno 10 minuti li recuperiamo abbondantemente. No, è ora di pranzo, non voglio, se no tutti fa me. Allora, Aligea vabbè, è una società, nasciamo nel 1994 e cominciamo dall'inizio del 95 a fare economia circolare. Che lavoro facciamo? Noi facciamo oggetti per le aziende. Inizialmente commercializzavamo quelli che vengono chiamati gadget, oggetti pubblicitari o di comunicazione, ma già dal 94 avevamo capito che avevamo vita breve, perché volevamo lavorare in Italia e per tutti gli uffici acquisti a cui ci proponevamo, il prezzo minore era l'unica scelta per un prodotto. Quindi abbiamo cominciato a pensare a come trasformare l'utilizzo di un oggetto nel valore che l'oggetto rappresentava. Quindi evidentemente una delle prime cose che abbiamo pensato era che il materiale con cui veniva prodotto questo oggetto doveva avere un grosso carattere valoriale. L'altra cosa che abbiamo pensato è che chi produceva questo oggetto, anche questo doveva avere un carattere valoriale. Abbiamo cominciato fin da subito a parlare di oggetti comunicanti e voi sapete che le prime normative su questo settore è il decreto Ronchi del 97, quindi non c'era proprio neanche nessun tipo di legislazione. E abbiamo fatto una cosa abbastanza facile e semplice. Abbiamo cominciato ad andare nelle aziende a chiedere cosa buttavano via. Quindi la nostra esperienza di 27 anni, che continua ancora oggi, è andare all'interno delle aziende a vedere qual è lo sfrido inevitabile della loro produzione.
Dopodiché la proposta è: se noi da questo sfrido inevitabile riusciamo a crearvi un oggetto di design, di comunicazione, adesso noi lavoriamo anche molto per i brand, quindi sul mondo del retail, e fatto con i vostri materiali di scarto, e se il prezzo è corretto voi ce lo comprate, e quindi questa è un po' la nostra, da dove siamo partiti. Abbiamo lavorato veramente con tantissimi materiali, perché la cosa bella del mio lavoro è che non sono specializzata in un materiale, sono specializzata nei materiali che mi propongono i clienti. Quindi vi avrei fatto vedere degli esempi, però molto banalmente, un esempio che porto spesso è come, per esempio, dagli scarti, dai fanali delle macchine in rottamazione, noi seguiamo la filiera, andiamo a prendere il granulo che viene dalla filiera proprio del nostro cliente, e con quello andiamo a sostituire i materiali vergini con cui, per esempio, sono prodotti penne, portapenne o qualsiasi cosa possa essere interessante per i nostri clienti, andiamo a sostituirlo con un materiale di recupero e riciclo che viene dalla sua filiera. Chiaramente noi, vi sto parlando di quasi, sono passati 16-17 anni, abbiamo fatto la famosa penna Erun Katarifrangente, è una penna che abbiamo fatto per Autogerma, seguendo dove le filiere dello scarto venivano buttate. Ecco, quindi questo è un esempio. Però poi abbiamo proseguito, perché abbiamo lavorato con Pirelli, che ci ha fatto entrare nel loro mondo, e quindi tutto il pneumatico, quindi fuori uso, abbiamo seguito la filiera, quindi il riciclo, e da questo abbiamo immaginato come poter creare un nuovo materiale, per cui abbiamo fatto poi delle copertine per le loro aziende, abbiamo fatto delle borse per altri clienti, e come per esempio col PET, quindi post consumo delle bottiglie, credo ormai più di 10 anni fa, abbiamo fatto i primi quaderni per un cliente che voleva un quaderno fatto in PET riciclato. Quindi questa è, mi sentite? Sì. Questa è la nostra storia di base. Forse riesco a parlarvi da un computer. Mi sentite sempre, vero? Che chiudiamo. Mi sentite sempre? Sì, sì. Quindi questa è un po' la nostra esperienza. L'esperienza è veramente incredibile, perché noi ci troviamo nei processi produttivi esistenti. Qualsiasi materiale avessimo sotto mano, semplicemente trasformando il materiale vergine che lavoravano i nostri fornitori sul territorio con un materiale di recupero. Non tutto siamo riusciti a fare, e molto spesso siamo riusciti a finire il progetto grazie alla mia determinazione, non tanto quello dei nostri fornitori, che le prime difficoltà ci mollavano un po', perché però sempre il prodotto fatto, tra l'altro, per essere lunga, quindi un packaging in PET riciclato, dove il fornitore continuava a dire: ma usate il PVC, è un casino stampare il PET riciclato, lasciate perdere. Io gli dicevo: guardi, lei ha dei figli, il futuro non è saper stampare il PVC, il futuro è saper stampare la lastra in PET riciclato, che non ha lo stesso spessore, per cui può dare degli sbalzi. Adesso noi, non so, per la Nestlé facciamo tutti i righelli per le scuole piuttosto che i materiali scolastici. Per esempio, e seguendo con determinazione, siamo stati fornitori per il G20, proprio perché non è tanto importante l'oggetto, è la storia che l'oggetto, in questo caso il materiale, può fare. Chiaramente, dopo un periodo fatto così, e nel 2013 abbiamo cominciato a fare innovazioni, quindi ricerca e sviluppo. Noi abbiamo depositato, oggi siamo al terzo brevetto, che parte da uno scarto inevitabile per cui tutti noi siamo conosciuti, che è la grafite. Perché? Perché è un cliente che in qualche modo ci ha coinvolto nel suo scarto. Da lì nasce il primo brevetto e il primo processo produttivo innovativo, perché vi dico subito: io credo nel futuro dell'economia circolare solo se si parla di innovazione, di nuovi processi produttivi, di nuovi materiali. Non credo assolutamente in un futuro dell'economia circolare che si limiti a quello che vedo adesso, ed è il motivo per cui noi, per cercare di essere sempre un passo avanti, perché adesso il prodotto riciclato lo fanno in Cina,
come ho già sentito dire, che cavolo di sostenibilità a un prodotto fatto con materiale riciclato dove non c'è la filiera sociale, cioè non è un prodotto sostenibile se fanno lavorare i bambini o piuttosto che non vengono pagati i lavoratori. Quindi il prodotto sostenibile deve essere sostenibile nei materiali, deve essere sostenibile lungo l'intera filiera, ed è il motivo per cui noi lavoriamo solo in Italia, non potendo andare a vedere com'è l'intera filiera, la seguiamo qua perché sappiamo e andiamo a vedere e conosciamo. Quindi parlo di nuovi processi produttivi che noi abbiamo fatto, ma la cosa interessante, visto che noi siamo una società benefit, ma siamo anche una società certificata B Corp, è il nostro modo di condividere tutto quello che abbiamo imparato. E come lo condividiamo? Lo condividiamo scambiandoci know-how, conoscenze, innovazione con le altre aziende del territorio. Anche qua mi dispiace non potervi far vedere cosa abbiamo fatto, però voi sicuramente, molti di voi conosceranno Road, è una startup innovativa che ho cofondato, e loro usano il mio brevetto per la tintura dei tessuti, completamente non tossico, che risparmia energia, risparmia acqua, ed è loro che lo portano avanti. Chiaramente lo seguo anch'io, ma sono loro che hanno dato dignità a questo nuovo processo. Per esempio sul territorio con la Brenta abbiamo creato un tappo con stampato in grafite riciclata, in sughero riciclato, perché quello invece è un loro prodotto, Mix Cycling, la startup innovativa, quindi lavoro molto molto con i giovani da questo punto di vista. E con loro facciamo oggetti che non esistono, che parlano di economia circolare, ma uniamo i nostri brevetti, le nostre conoscenze. E devo dire che condividendo le cose, invece che tenendole per sé, in maniera assolutamente generosa, in realtà si guadagna molto, ma molto di più, da tutti i punti di vista, quindi dal punto di vista economico, ma di reputazione, ma anche di crescita, rispetto al fatto di, come era la vecchia economia lineare, tenendosi le cose solo per sé. Perché probabilmente noi saremmo rimasti fermi a perpetuo, mentre invece siamo andati avanti anni in luce grazie a questa condivisione. Quindi, al di là delle presentazioni, noi siamo un'azienda in cui ogni giorno ci vengono a parlare degli scarti. Noi ci occupiamo, per esempio, per la Leonardo, del recupero del loro scarto aeronautico che finiva in discarica. Abbiamo fatto degli oggetti meravigliosi per loro. Perché, come dico sempre, un rifiuto è un rifiuto solo perché finora nessuno è stato in grado di trasformarlo in materia prima. Quindi la grossa sfida è questa, e senza innovazione questa sfida non la vinceremo mai. Grazie, grazie mille. Insomma, veramente una... Io mi sento. Io spero che mi sentiate, perché però evidentemente oggi è così. Cioè, Daniele, non ti sento. Beh, io spero che i colleghi mi sentano. Sì, sì, perfetto. Sentiamo, benissimo. Allora, io intanto comunque ringrazio la dottoressa Martucci, ringrazio tutti. C'è una continuità nelle parole che abbiamo seguito e sentito, diciamo, nei diversi interventi, anche da parte della dottoressa Cento con il loro contributo registrato. Mi sembra, insomma, che tutti andiate esattamente nella stessa direzione, magari curando dei segmenti specifici, naturalmente, che in qualche modo sono più o meno provocatori rispetto allo stato attuale del sistema economico consolidato, però insomma veramente bellissime sfide, un lavoro importante, e so anche tanto investimento sul piano umano, perché evidentemente sono comunque sfide molto impegnative. La dottoressa Martucci ci diceva più volte, quindi spero che mi senta, altrimenti glielo scriveremo. Ah, perfetto, benissimo. Dice: mi spiace non potervi far vedere. Bene, in realtà io sono a chiedervi eventualmente la disponibilità dei vostri materiali per poterli condividere anche sul sito di Generazione Spreca.pao, per cui in qualche modo potremo
anche recuperare questo gap, quindi ci farebbe particolarmente piacere, quindi lo chiedo ovviamente a tutti i relatori che sono intervenuti, e nel ringraziarvi vi dico anche che ci auguriamo di ritrovarci comunque a breve, proprio in questa logica di lavoro di rete, di lavorare insieme, di trovarci tutti insomma in questa generazione contro gli sprechi. Quindi grazie veramente dei vostri contributi, grazie per quello che fate quotidianamente e spero veramente a presto. Arrivederci a tutti.